Il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, ha partecipato a Bettolelle di Senigallia ad un sopralluogo nei cantieri in atto per la manutenzione del fiume Misa, avviati lo scorso 4 giugno e che termineranno il 4 dicembre prossimo. Erano presenti l'assessore regionale alla difesa del suolo, Angelo Sciapichetti, il sindaco di Senigallia, Maurizio Mangialardi, il consigliere regionale, Fabrizio Volpini, il presidente del consorzio di bonifica, Claudio Netti, ed il presidente dell'assemblea regionale del consorzio di bonifica, Michele Maiani. Finalmente è partito il cantiere, sono lavori di messa in sicurezza di quello che è il fiume Misa, lo fanno e vengono fatti con l'obiettivo quindi di riqualificare l'area, pulirla, rendere idonea anche alla manutenzione ordinaria, perché una volta sistemata sarà più facile comporre l'ordinario, ed è il frutto di un lavoro importante fatto prima di una valutazione di tutto l'assetto di bacino, una priorità degli interventi. Progettazione e realizzazione. Era un po' l'elemento mancante, da tanti anni le risorse erano disponibili, si è manifestata nel tempo proprio la difficoltà a realizzare, insomma, gli interventi nell'incomprensione di quello che poteva essere prioritario. Aver messo in fila un percorso estremamente efficace, la delegazione del consorzio di bonifica che si è dimostrato dal punto di vista operativo straordinario, ci porta finalmente ad avere la realizzazione. Durante la conferenza stampa che è seguita al sopralluogo, sono stati presentati anche i lavori per 8 milioni di euro, oggetto della delega al consorzio di bonifica, per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e che coinvolgeranno le province di Ancona, Macerata e Pesaro Urbino, mentre seguiranno presto interventi per le province di Fermo e Ascoli Piceno, con i fondi per il terremoto. In questo momento siamo qui proprio nel cuore del cantiere, si vedono i lavori che partono in un punto strategico e nevralgico dove il 4 maggio di 3 anni fa qui c'erano 2 metri d'acqua e quindi i problemi poi che si verificarono furono enormi. Quindi si interviene finalmente in maniera concreta grazie al Consorzio di Bonifica, grazie al Comune, alla Regione, questa compagine che sta lavorando unitariamente finalmente sta portando su Senigallia una serie di risorse enormi, ingenti. Non c'è Comune della Regione Marche che per il dissesto idrogeologico possa vantare un investimento come quello di Senigallia e questi sono i primi lavori. È importante perché c'era una viva attesa della popolazione e quindi mi pare che stamattina stiamo a testimoniare il fatto che al di là delle parole stiamo operando.